Senti Geo, allora secondo me abbiamo sbagliato qualcosa, cioè tu mi hai detto oggi vengono Pio e Amedeo, quindi sì, facciamoci trovare, come dire, eleganti come solitamente sono, ma anche certo, loro, sempre, cioè, con uno stile inconfondibile, ma il problema è che loro oggi sono perfetti, sono proprio precisi e noi qua ci abbiamo delle... caldo col pellicciotto. Beh, mo, perfetto, sto vestito con regali che mi hanno fatto, ragazzi, perché voi dovete sapere che quello che sì, innanzitutto buon pomeriggio, buonasera. Buon pomeriggio a Pio e Amedeo, i protagonisti di oggi. Ciao ragazzi, ciao, ciao, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Ciao Amedeo da Dove Foggia. Dove sei Amedeo? Amedeo è rimasto giù. Chi si muove? Il periodo di Natale non ci si muove. Hai ragione. Ragazzi, possiamo fare una cosa? Possiamo mandare la sigla del programma? Vi dispiace? Manda la sigla. Non sei credibile così con la pubblicità. Sì, non sono credibile. Neanch'io. Sai che cosa? Che mi sento... Beh, prima di Natale mi stava bene, adesso si è un po' allargata. Senti, io però ti posso dire una cosa. Sì. Con una parrucca, un paio di zatteroni, il pensiero ce lo farei, fratello. No, voglio dire, Amedeo. Dipende da quanto. No, vabbè, a gratis. Non paghiamo a nessuno. No, voglio dire, Amedeo è rimasto giù perché ci siamo divisi. Ma sto facendo la promozione per il film. Quando esce il primo? Ah, siete venuti qua per il film. Certo, fa la marchetta. A proposito di marchetta, quella roba con gli zatteroni, vedi, tutto torna. E quindi io vengo al nord e lui va al sud, un po' come nel film. Allora, ricordiamo, Belli Ciao, dal primo di gennaio in tutti i cinema, e narra la storia di persone che a un certo punto decidono o di trasferirsi al nord, tipo Pio a Milano, oppure di restare a Foggia, tipo Amedeo. Giusto? Solo esatto doveva dire lui. Viene pagato. No, ragazzi, viene pagato. Ho finito io, vado a fare l'intervista con Radio Kischi. Ciao, salutameli, Kiki, arrivo subito. Finisco Radio Bruno, mi faccio Radio Marte. Insomma, stiamo. Volevo dirti, scusa a me, dall'altra parte, che la signora c'è il marito di Bari, vuoi dire qualcosa? Si può? No, che dire, cioè, nel senso, cioè, tutti quanti abbiamo questa infezione ovunque, cioè, in tutte le famiglie, cioè. Sono meridionale in tutti noi. Dai, scusate, pugliese fa parte della categoria regionale. No, quando si parla di infezione, nel senso, i meridionali stanno ovunque, quindi siamo peggio dei cinesi. Ma scusate, allora voi nel vostro film parlate di scelta al nord oppure al sud, ma chi è che sta meglio alla fine? Dai. Questo ce lo chiediamo anche noi nel nostro film. È la storia mia e di Amedeo, dove a un certo punto, dopo il diploma, io vado a Milano in cerca di fortuna, di sol. Ma no, non lo riesco a guardare così. Mi fa veramente impressione. Alla prossima canzone togliamo tutto. Dopo lo tolgo. Solo il pellicciotto. Solo il pellicciotto. Certo. E invece Amedeo rimane giù. Chi c'ha ragione? Chi è andato al nord per fare i soldi o chi è rimasto al sud aspettando che arrivino i soldi? Dovete venire al cinema, te lo dico secondo te qua. Se volete c'ho quello masterizzato io, lo do a buon prezzo. Siete andati a sprecare i soldi al cinema. Va bene. Oh, ma la regia è importante. Sì, la regia è importante di Gennaro Nunziante, quindi uno bravo, non noi. Lui è, insomma, uno che ha fatto la storia del cinema, regista che è incassato di più al cinema. E com'è stato lavorare con un regista così importante e famoso? Non abbiamo fatto un cazzo, faceva tutto lui. Noi arrivavamo sul set, lui ci ha diretto bene. No, è stato bello, divertente. L'abbiamo scritto insieme questo film. È bravo, Gennaro, uno bravo. E poi ci ha fatto fare un film diverso, quindi ci siamo molto divertiti. Tra l'altro, un film che avete registrato, praticamente ripreso in due parti, no? C'è stato un po' di interruzione tra una parte e l'altra. Sì, ci siamo interrotti a un certo punto. Infatti è bellissimo sto film, cioè per chi ci andrà, vedrà la prima parte del film dove stiamo belli asciutti, belli magri. Poi c'è stato un lockdown e non so se avete saputo la storia, un pugliese su due è diventato obeso. Ma non solo un pugliese, tutta Italia, scusa. Temo che sia un po' così per tutti. In più la ragazza, che è Lorena Cacciatore, questa grandissima attrice non emergente oramai perché ciuccia vecchia anche lei, è rimasta incinta. Sì. Di Amedeo no. È rimasta incinta, quindi noi abbiamo una partoriente che ha partorito da poco, quindi è nato anche un bimbo su questo film. Che bello. E tra l'altro, a proposito di bimbi, c'è una comparsa importante. Sì, il figlio di Amedeo. Di Amedeo. Amedeo, com'è che hai usato il figlio per il cinema, il film? Beh, mi davano 400 euro al giorno, bambino, Cioè, della serie, teniamo tutto in famiglia. Esatto, era un'occasione da non perdere, sinceramente, anche perché comunque il bambino si è fatto grande, cioè ha 6 anni, ed è arrivata l'ora che si comincia a fare i regali da solo, cioè nel senso, non è che posso badare sempre io, dai. Allora ragazzi, noi abbiamo caldo con la pelliccia, bisogna che ce la togliamo, così ce la togliamo, dai. Questi sono forti, chi sei? Cugini in campagna questi? No, sono i Red Hot Chili Peppers. E chi so? E quelli americani, non rock and roll. No, come stava sempre la canzone alla gita dei Red Hot Chili Peppers. Conosco. Vabbè, me li sento. Vediamo chi sono questi. Come
Peppers su Radio Bruno, però diciamolo, voi siete nati in radio, avete fatto anche radio, potreste pure presentarlo voi sto pezzo, almeno la canzone 2 potete presentarli anche erano voi. Erano i Red Hot Chili Peppers su Radio Bruno, cioè avete un claim voi, Radio Bruno? Chiamala per nome. Chiamala per nome. Beh, le cose che piacciono a noi. Esatto. E con noi oggi ci sono Pio e Amedeo. Pio in studio, invece Amedeo bello a Foggia. Sì, è rimasto giù, lui ci siamo divisi l'Italia in due perché stiamo a fare pubblicità del film che esce il primo gennaio. E si intitola Belli ciao. E quindi Amedeo si fa insomma, questa è la sfortuna di lavorare in due. Sì. So che qualsiasi cosa io la devo dividere con lui, capito? Tutto. Invece la fortuna è che ti puoi dividere il lavoro, quindi è bella sta cosa qua. Anche quello è vero. Senti, tra l'altro molti dei nostri ascoltatori vi stanno invitando, c'è Fabio per esempio che vi invita a Bologna a mangiare i tortellini, dice visto che mangiate sempre a scrocco non potete mancare. Com'è questa storia che tutti quanti pensano che voi... Pensano giusto. Pensano giusto. Fabio, mandaci l'indirizzo, noi arriviamo. Quando vuoi, butta 100 grammi di più. Il punto è che noi ci presentiamo veramente, poi la gente pensa che noi scherziamo, ma noi ci palesiamo da un momento all'altro. L'abbiamo capito. Tra l'altro state presentando il film oggi a Radio Bruno e lo sapete che il 28 di dicembre però del 1895 i fratelli Lumière hanno inventato il cinema. Vedi, un perché secondo te facciamo le cose così, è tutto studiato. Il nostro arrivo al cinema è appunto per celebrare la fine del cinema. C'è un inizio e c'è una fine. Cioè arrivate voi, dite... No, una bella coincidenza, no? I fratelli Lumière poi dove hanno giocato? In che squadra? A Paris Saint-Germain, a Parigi. Vedi come coglie lo spirito, vedi. Senti, ma, a proposito di calcio, il Foggia invece come sta messo? Fratello caro, vuoi parlare tu a me? Non sa, lui lo sa perché va a parlare a me, perché non si interessa manco più della classifica. Non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo pensare al blasone, alla maglia. Insomma, non sono grandi soddisfazioni quest'anno. Stiamo facendo questa operazione nostalgia con Zeman in panchina, però siamo contenti perché adesso il periodo, lui è anziano, oggi stiamo trovando la badante prima della fine di gennaio. Gli vogliamo regalare sta bella badante, poi cioè nel senso salta le file all'ASL, è bello rivederlo qui in città ed è bello rivedere che lui ci vuole ancora bene. Sì, è bello vederlo pure sputare nei fazzoletti, non sputa a terra, c'ha questo fazzoletto che... Ma meno male, dai! Sì, c'ha questo fazzoletto che si appallottola sempre nella tasca, lo caccio, sputa e se lo... è bellissimo. È un uomo per bene. Sentite, abbiamo parlato prima di Fabio per i tortellini, ma vogliamo parlare che voi praticamente vi sedete il 24 di dicembre a tavola e vi alzate solo per il film il primo di gennaio. Quanto si mangia? Sorella cara, stiamo digerendo ancora quello dell'anno scorso. Si mangia all'inverosimile di tutto, si mangia... Cioè, sì. Tu dici, è un luogo comune quello del sud. No, non è un luogo comune, la verità, perché si offendono. Da noi non sedersi e non mangiare è presa come un'offesa, quindi si offendono, tu devi mangiare per forza. Ma voi che vi siete divisi praticamente appunto l'Italia in due, no? Quindi uno al sud e uno al nord. Quali sono le differenze anche nelle festività? Allora, una cosa che mi fa strano a Milano, c'è questo approccio, togli adesso il distanziamento, però non c'è mai quell'affetto, cioè dell'abbraccio slinguato. Tipo io con mia madre, ad esempio, ma anche con mio zio, fino all'anno scorso mi baciava in bocca. Sì. Sembrava il padrino, cioè mi baciava in bocca. Invece qui al nord c'è un po' più di... si raffreddano le cose, ma non perché sono quelli del nord, è proprio il sistema, vanno tutti di corsa. Dove cazzo andate? A lavorare. Hai visto? Lavoro, parli di una pandemia, vedi che succede? Ha avuto senso lavorare? No, quindi meglio godersi la vita. Ci sentiamo un'altra canzone? Direi di sì, anche perché è poi canzone. Tra poco. Annunciatela voi. Hai capito qual è questa? No, la so, non la vedo io. Shawn Mendes, Camila Cabello, signorita. Tu la ricordi a Shawn Mendes? Dove giocava? non lo so, ma che so. Ma scusi, non andate di cose semplici, un ricchi e poveri, niente. Comunque no, devo dire, mi piace fare il programma con Pio, Amedeo e la Geo, perché voi siete qua che vi fate gli affari vostri, parlate della Puglia, la vostra infanzia in Puglia, dove andate a mangiare i taralli, le cose. Però posso dire una cosa, la bellezza dell'Emilia Romagna, voi siete proprio i terroni del nord, siete dei meridionali di merda, ragazzi, perché voi, siete proprio dei meridionali, da meridionale non vale, certo. Se l'offesa, se la fa offeso, non vale mai, è vero. Hai capito? Questa è la forza nostra, quindi voi non è che fate i fenomeni. Rispetto a Milano siete gente del sud. Anche quello è vero, Diciamo che hanno scroccato di tutto e di più, anche il cestino del ghiaccio logato da Bruno. E poi te lo porto. Mi hanno dato sto fatto che è per sbrinare i freezer.
la macchina al mattino, sai che c'è ghiaccio, non ce l'avete freddo. Quel problema ma lì giù a Foggia? Quando l'ho avuto a Foggia un gadget, ma tu lo sai che a Foggia adesso stanno 24 gradi? Ma che devo 24 gradi? Che fate? Andate al mare? Ma dai, scusa, per sbrinare il frigorifero è buono. Forse sì, noi lo usiamo sulle macchine, nell'auto. Sbrinare la Madonna, ma deve essere una tristezza, ragazzi. Cioè, allora, sbrinare la macchina. Qui al nord, quando ti alzi al mattino d'inverno, può essere che ti svegli. Voi ancora vi svegliate durante il giorno? Presto, le 11:30. Però. Se tipo ti svegli alle 6:30, alle 7, sì, quando scendi la macchina è ghiacciata, e quello serve per sbrinare la macchina. Non mi sono mai svegliato. Ci sono anche gli spray per far prima. Non so di cosa parlare. Ragazzi, ci sono dei problemi veramente difficili da affrontare lì. Meno male. Scusa, non è buono per fare la granita? Può essere una buona idea, sai che non ci avevamo pensato. Da noi si chiama la Gratta Marianna. Sì. C'era uno che vendeva la granita giù che dice gratta Marianna, più gratta e più guadagna. Lui grattava e poi metteva il succo di limone. Cioè, vabbè, no, il succo di limone giallo come il logo giallo e nero di Radio Bruno. Oh, qua è tutto giallo, lo sai, ame. Bello, peccato non stare là. Guarda, sembra la radio dei cinesi. È giallo ovunque. C'è giallo ovunque. Giallo ovunque. Ma porta allegria, dai. A me piace, piace. Veramente, il giallo poi, insomma, è un bel colore. No, a me piace. Tira i moscerini d'estate. Ma tanto, qua fa freddo, i moscerini. Quando li dovete vedere? In estate ce ne sono tanti. Invece, siccome il vostro film esce il 1° di gennaio in tutti i cinema d'Italia. Hai fatto bene ciao, a dirlo perché non lo dicevamo da parecchio. Che riti avete? Che superstizioni avete durante il passaggio tra un anno e l'altro? C'è qualcosa che bisogna fare a Capodanno? Ma noi di solito buttiamo le lavatrici dal terzo piano. Lo so. Cioè, come lo sai? Le cose vecchie si buttano dalla finestra. Sì, ma tu devi fare quella serie in questo programma. Ma l'ho visto, ho visto un water volare anni fa. Water. Io, ragazzi, non sto scherzando, hanno buttato un palazzo a Foggia che si chiama Lompi, storia vera, una 500. L'hanno buttata dal quinto piano. Col proprietario. Testimonia. Posso confermare, però non è che ce l'avevano già in casa. Per festeggiare il Capodanno l'hanno fatta salire apposta. Ah, beh, insomma, festeggiamento sobrio, direi. Sì, sono molto particolari da noi. Poi è bello quando mettono le bombe a mano. Cioè, tu non sai mai se è un fuoco di Capodanno oppure un'estorsione. Hanno fatto saltare in aria qualche sera. Siamo così, siamo colorati. A proposito di colori, e le feste invece come sono andate? Prima abbiamo detto tanto tempo passato a tavola, ma ne avete approfittato, non so, anche per andare in giro a parlare con le persone, il film, andate a vedere il cinema. Sì, guarda. E non è che ci siamo candidati come i candidati che vanno in giro a stringere le mani. No, dai. Il periodo, sai, è quello che è, quindi abbiamo limitato un po' i contatti, però alla fine, grazie a Dio, viene incontro a noi la comunicazione, sai, i social, tutto quanto, e quindi è sempre come stare in mezzo alla gente. Però ovviamente qua è così, ci si incontra. E ci si vola. Questa cosa che ci ha tolto questa cavolo di pandemia, ci sta un po' inibendo all'incontro, però. Però torna in cinema per sorridere un po'. Bravo, perché guarda che ti arriva a dire botta di culo, se si può dire. Cioè, hanno chiuso tutto, sfortunatamente. Un abbraccio ai gestori delle discoteche, che poverini, porca miseria, gli si accanita contro la sorte. Però a noi, fortunatamente, siamo dei graziati, perché dicono siano luoghi di cultura, ed è vero, perché cinema, teatri sono aperti al 100% in totale sicurezza, basta la mascherina all'FP2. Faccio come quelli degli aerei, per chi si sta guardando, si apre. Oppure Giorgio Mastrota, questa è la mascherina. Prendetela. Non ci vuole il tampone, non ci vuole il tampone, quindi uno può entrare tranquillamente col vaccino, mascherina e si vede il film. E quindi non c'è nessuna scusa. Il primo gennaio, che si fa il primo gennaio? Belli ciao al cinema da noi. Esatto. Senti, a proposito di Belli ciao, c'è anche una bella colonna sonora, se non ricordo male. Sì, 883. Abbiamo scelto gli 883, Max Pezzali, che comunque non gli arrivavano i soldi della SIAE da un bel posto. E quindi? Stava un po' con le pezze al culo, i ragazzi. Salutiamolo, ciao Max. E ha detto, ragazzi, mi mettete la canzone che veramente faccio difficoltà ad affrontare. La mettiamo, che è meglio, eccoli dai, qui. Dai, ascoltiamo insieme, dai, vai. Pio e Amedeo in diretta su Radio Bruno per presentare il loro nuovo film al cinema dal 1° di gennaio. Belli, ma voi, ciao. Alla fine voi sembrate un po' così, un po'. Cioè, ma alla fine fate anche del bene, avete anche messo una canzone di Max Pezzali nella colonna sonora. Sì, del come film. Abbiamo ricordato prima, Max sta attraversando un momento difficile. Stiamo scherzando. Ciao, no, Max, no, no. Un bacione. Ragazzi, non fa un concerto, ma doveva fare l'Arena Verona, è saltato, quello è saltato. E vabbè, l'anno prossimo, dai. Siccome non ha versato i contributi. Dai. Non è vero, gli vogliamo bene a Max, è un omaggio
il grandissimo Max Pezzali. Peraltro, gli 883, il socio di Max Pezzali, quello che ballava, com'è che si chiama? Repetto. Lo sai dove sta? A Disneyland a Parigi a staccare i biglietti all'ingresso. È fatto quando... No, non stacchi i biglietti, sei in segreteria. Ma io sapevo direttore artistico degli eventi. L'abbiamo visto con gli occhi nostri. Vende i popcorn a Disney. Si è fatto quando... No, in segreteria. Ma balla ancora. Si è fatto quando è un cinghiale. Pesa 200. Ma dai. Allora, abbiamo visto. Fatti bravi un secondo. Quello è quello dei nomadi. Allora. Ciao Beppe Carletti. Un bacione anche a Beppe. Ciao Beppe. È la volta buona che ci arrestano tutti. Noi però, Pio Medeo, abbiamo una telefonata da fare perché c'è una signora che vuole parare con voi. Oh. Forse se ne pentirà, chissà. E sapete dove vi portiamo oggi? Dove? Vi portiamo a Cremona. E Cremona è la città delle 3T. Sapete quali sono le 3T? C'è una cosa volgare alla fine, mi ricordo. Torrone, allora. Le torri. E Stella, la terza T qual è? Ciao a tutti. Ciao Stella. Ciao Pio, ciao Amedeo. Ciao tesoro bello. Stella. Come stai? Tutto a posto? Bene, tutto a posto, grazie. Voi tutto ok? Ma tutto a posto. Hai saputo del film che esce il 1° gennaio, Stella? Ma certo che sì. Alla grande anche. Mi raccomando, così ti vai un po' a svagare, che ce n'è bisogno di questo periodo, Stella. Ma santo cielo, ne abbiamo tutti bisogno, veramente. Guarda, siamo assuefatti di questa situazione, speriamo. Dai. Senti Stella, ma sei pugliese anche tu? Alla grande. Hai capito. Di dove? Santo Vitis. Dove? Di dove? Scusa? San Vito dei Normanni, in provincia bellissimo. Di Brindisi. Bellissimo. San Vito dei Normanni. Bello, perché tu devi sapere che in Puglia ogni provincia c'ha un San Vito, capito? Cioè San Vito di Bari, San Vito dei Normanni, San Vito a Lecce. Altrimenti le luminare dove le mettono se non c'è il santo, certo, capito? Certo. Stella, scusa, quindi si festeggia il Capodanno e subito a prendere il biglietto per vedere il film di Pio Amedeo. Ma di corsa anche. ma tu che hai scelto? Ma non di... c'è un'alternativa, capito? Non c'è un'alternativa. Non è che puoi andare alla discoteca, Stella. Prego, non ho capito, perdonami. Non puoi andare alla in discoteca. No. No, non riesco a capire, Amedeo. Lo so, è del sud, ragazzo. Te lo dico io, Stella. No, dico, te la prendo da dietro. Hai già comprato il vestito per andare al veglione con le paillette, gli strass? Beh, scherzi, ce l'ho lì nell'armadio ben custodito, nella custodia, non vedo l'ora di metterlo. E tienilo nell'armadio, che quest'anno non ti serve, Stella, devi andare... Ma è una puta! Mettici 2-3 palline di naftalina nella tasca, che si mantiene così non fai tarli, e vieni al cinema. No, Stella, vai al cinema con il vestito da sera, sarebbe Capodanno. Bellissimo, sarebbe bellissimo. Ma guarda, non vedo l'ora di farlo, guarda, sono già lì, tutta pronta. Allora Stella, ti auguriamo buone feste, mi raccomando, dal 1° gennaio al cinema con Pio Amedeo. Un saluto a tutta quanta la provincia di Cremona e noi torniamo ad ascoltare un po' di musica, l'annunci tu? Beh sì, questo è un pezzo che voglio dedicare alla mia amica Stella. Dove sta? Mannaggia la miseria, che ce l'ha. Elisa. Stella, dai, di Umberto Toto. E dal 1° gennaio 2022 tutti al cinema per vedere il film di Pio Amedeo, ovvero Belli Ciao. E c'è nella colonna sonora anche questa canzone di Bastille, bella. Bella, ci serviva un brano che pompasse, infatti si chiama Pompei proprio perché pompa. Ragazzi, non vedete il ritmo. Non fate gli allusivi a quest'ora, che non è veramente il caso. Dai, parliamo e soprattutto di cose non siamo neanche le persone idonee per fare questo tipo di parliamo di cose serie. Allora, ci sono milioni di italiani che stanno aspettando di andare al cinema per vedere il vostro film, però anche perché, perdonami, il cinema è rimasto l'unico luogo in sicurezza, quindi mascherina, non serve il tampone, quindi senza tampone si va. Però ci sono anche degli ascoltatori che dicono noi il film abbiamo già visto, bellissimo, l'abbiamo visto piratato a Foggia. L'ho messo io su internet. Sì, l'ha messo a me. Abbiamo la percentuale. Ma veramente? No. Sì, no, com'è veramente? Certo, che li fa lo zio. Lo zio di Amedeo. Tutto in famiglia. Ma io avevo famiglia. Capito le affissioni abusive. E quello è l'altro zio. Ah, okay, cioè, sì, sono due fratelli. Cioè, c'è tutta la famiglia che lavora per questo film. Il figlio sta nel film. Ho capito. Perfetto. Senti un po'. Allora, avete fatto radio, avete fatto animazioni nei villaggi turistici. E la Geo era nel villaggio dove lavoravi. Nello stesso villaggio dove tu hai fatto animazione. Hai capito? Quando ero piccolino. Avevamo i brufoli o la frangia. La televisione, mo' il cinema. Insomma, siete praticamente parecchio eclettici, si dice così. Siamo diventati una multinazionale. Ma qual è la cosa che vi piace di più tra queste? La radio ci piace parecchio, perché la radio è come un po' di più della televisione. Quando fai dire si scrive sull'acqua, no? Tu puoi dire una cazzata, la gente se ne è già dimenticata. Invece dalle altre parti devi
non fare attenzione, perché figurati se facciamo attenzione, però la radio vive di spontaneità e poi il live, il contatto col pubblico. Il cinema è bello quando lo vai a vedere, no? Perché ti siedi, certo, ho fatto cinema, però alla fine è scocciante. Invece il live è molto più bello. Ma fatemi capire, voi l'anno prossimo tra le 17 e 19 non è che avete sempre degli impegni, non è che, impegni, non è che prendete il nostro posto al drive time? Non lo so, Ame, che c'è da fare l'anno prossimo? No, c'ho la palestra. Ok, perfetto. Allora siamo salvi anche questo. Piede. Ma non c'ha la palestra da fare, da costruire. Lui è anche muratore. Sì, pure. Sì, fa la palestra, nel senso la fa. No, bisogna arrotondare. Questa è la settimana dove è sempre piena di buoni propositi. Dopo che ti alzi da tavola, dici: no, l'anno prossimo mi devo iscrivere in palestra. Sì. Quindi è l'unica settimana in cui ci credi veramente alla palestra. Fatemelo dire allora. C'ho la palestra. Allora, questo è il tuo buon proposito per il 2022. Il tuo invece buon proposito? Accompagno. Ma è lo stesso dal 2008. Accompagno lui in palestra, io t'aspetto fuori, però fai subito l'aspetto fuori. Senti, a proposito di palestra, che deriva dal fatto che passiamo molto tempo a tavola, e voi che fate avanti e indietro tra sud e nord, avete anche voi la tradizione del pacco da sud? Cosa vi portate quando salite al nord? Tutto. Allora, mia mamma è convinta che la verdura al nord non esista. Sì, cioè proprio lui dice, è impossibile che esistano le zucchine, le cose, quindi tutto. Ma noi è un continuo, anzi se c'avete qualcuno che sale e scende, noi c'abbiamo tipo i corrieri, quelli della droga, invece a noi portano le mozzarella, l'olio, perché l'olio di giù è buono. È quello che pizzica, quello che ti rimane attaccato, che si stacca pure un po'. Mia nonna c'aveva il ponte al dente, con quell'olio si è staccato il ponte. Ma non ci crediamo assolutamente. Ame, digli infatti mia nonna. C'ho il video. Allora salutiamo il dentista che l'ha aggiustato tutto sicuramente, vabbè. Sì, il dentista lo salutiamo, è un grande, che poi lo ma sempre grandi storie. Il dentista è quello a quale, quando mia nonna morì, portammo la dentiera di nonna che fu adatta. Non ci credo. Finitela questa, che fine, cosa ha fatto la dentiera? Cosa è successo? Era appena stata messa la dentiera, è morta la signora, era un peccato perché aveva speso 3.800 euro di dentiera. La sorella ha chiesto all'odontotecnico di adattargliela. Sì. Ma penso che sia lecito. Sì, lecito. Allora, finché pensiamo se sia vero una bufala, secondo me è una bufala, c'è San Giovanni con Madame, perso nel buio. San Giovanni e Madame su Radio Bruno con Perso nel buio. Oggi su Radio Bruno abbiamo Pio Amedeo ed è bello quando gli amici vengono qui e vengono spontaneamente, cioè senza il bisogno di fare pubblicità o marchette per le loro cose. No, anche perché, film, perché non ne abbiamo, bisogno, dato che abbiamo il film il primo gennaio, appunto, ciao al cinema. Cioè siete venuti qua solo per amicizia proprio. Sì, per amicizia e per parlare anche di questo film primo per portare gennaio, via anche i nostri gadget. Primo gennaio al cinema belli ciao, un film che farà discutere. Addirittura? Sì, che farà discutere. Ragazzi, no, però lo dice appositamente per creare l'hype, l'attesa. No, è un film diverso da come siamo soliti noi. Insomma, abbiamo fatto, noi ci siamo divertiti a fare una cosa diversa. Lo sai perché farà discutere questo film? Perché è l'unica volta in cui non si potrà discutere di noi. Quindi noi farà discutere perché. Ma perché a me dire non hanno fatto discutere? E quindi. Farà discutere per questo. E poi soprattutto un bel modo per cominciare l'anno in un periodo insomma un po' complicato, con un po' di buon umore, di tranquillità, della vostra ironia. Ma sì ragazzi, purtroppo questa cacchio di pandemia ci dobbiamo convivere, speriamo che se ne vada il prima possibile. Speriamo. Stiamo tutti stanchi, chi più chi meno. Io infatti vorrei mandare un abbraccio a tutti quelli che lavorano nel nostro campo, nel campo di intrattenimento, molti, penso ai DJ, quelli che guadagnano la 50 euro, che si erano organizzati per il Capodanno, i proprietari delle discoteche. Infatti il nostro pensiero va a loro, perché purtroppo si sono speriamo nel prossimo dispiace, anno mi dispiace dai. Per loro, quindi un abbraccio a loro e niente, a tutti quelli che fanno questo mestiere. Pio Amedeo, è stato davvero un piacere, quindi grazie. In onore delle richieste musicali di Amedeo da Foggia, chi ha chiesto? Finiamo con i ricchi e poveri, veramente sì. Ho chiamato io ha chiamato l'ufficio programmazione musicale. Mi sono finto Amedeo da Cremona e ho chiamato. Dovuto dire che... com'è la voce che hai fatto Amedeo da Cremona? Ciao Amedeo di Cremona, volevo dire che vuoi. È un po' di Bergamo questo, di Brescia. È uno di Bergamo che vive a Cremona, ragazzi. Va bene. Anche Bergamo, Brescia, Cremona, tutti quei posti il primo di gennaio che fanno? Certo. Vanno al cinema, che devono fare? Che non c'è niente da fare, sta tutto chiuso. Esatto. Al cinema è l'unico luogo sicuro dove non serve
Il tampone. Green Pass, mascherina FFP2 e tanto divertimento nel vedere il vostro film. Belli, ciao. Grazie mille. Ragazzi, grazie di essere stati con noi. Questa cosa disinteressata, non siete venuti qua per parlare del vostro film. L'hai detto il fatto film. Che usciamo al primo gennaio al cinema? Il primo gennaio. Detto, il film, come si chiama? Di Belli, ciao. Ok, ragazzi, alla prossima. Non se ne accorgono che siamo qui per fare la marchetta. Belli, ciao. No, ciao. Primo gennaio. Belli, ciao.